stato un gioco di squadra incredibile, per cui tanto vale raccontarlo. Io e Atos abbiamo la fortuna di lavorare insieme, per cui approfittiamo sempre per parlare di musica, per parlare di eventi. E diciamo che ogni volta che ci incrociavamo nel corridoio dello studio, Atos mi diceva: lo dobbiamo fare, guarda che prima o poi lo dobbiamo fare, perché io prima volta dicevo: ma cosa stai dicendo? Si dice: guarda, io perché non facciamo un'iniziativa tipo We Are the World, qualcosa dove di ampio respiro nella zona di Savona, radunando i musicisti, vedendoli fare un'iniziativa benefica, però bisogna che lo facciamo, bisogna che lo facciamo. Quindi è quella che io amo sempre definire scintilla, perché come in qualcosa che ho scritto è sempre di Ben il punto che, da cui nasce la cosa. Da qui poi questa cosa mi è rimasta dalla testa, attraverso anche la mia famiglia, vengo a sapere attraverso Croce d'Oro, che qui è rappresentata dalla direttrice dei servizi, Giulia Cozzi. Un applauso! Vengo a sapere che c'è questa incubatrice neonatale che era in servizio, che non funziona più e che addirittura adesso per trasferire bambini che hanno bisogno di cure dall'ospedale San Paolo al Gaslini di Genova deve arrivare qualcuno da Albenga o da Pietra Ligure. Sicuramente questa è, come posso dire, tutti quanti diciamo: ma perché non ci pensano le istituzioni a questo? Perché le istituzioni hanno tanti problemi, e quindi l'idea di dare una mano per questa attrezzatura, quanto costa? È circa 25.000 euro. Cavolo, un'iniziativa per raccogliere 25.000 euro mi è sembrata subito una cosa decisamente... Chiaramente ho pensato, non è la prima volta che, anche con il contributo di Atos ovviamente, organizziamo degli eventi anche musicali come Lions, perché non fare qualcosa? Ci vuole però la materia, attraverso come dire, una parte importante della musica di Savona, vengo a sapere che c'è un brano pronto, un brano che potrebbe essere utilizzato per questo video. A dire il vero, io speravo fosse un brano sulla Pasqua, perché volevo avere qualche mese in più per organizzare. Però la Pasqua degli altri non suona benissimo, ma insomma vengo a sapere che invece è Natale, poca misera, facciamo i conti, è vicino veramente, insomma, che mettiamo su come dire, sessioni ripetute per la registrazione. Chi fa il video, come lo facciamo, poi l'idea anche di coinvolgere un pochettino i volti noti e istituzionali di Savona, come coinvolgerli? Facendoli cantare, ho pensato aiuto, con tutta sincerità, ecco, il dottor Bosi che canta, non lo vedo, con tutto rispetto neanche il sindaco, allora si è cercato un modo per fare presentare questo video, questo brano in modo simpatico, perché non ripetere il titolo che era Il Natale degli altri, ma un'altra sfumatura del bellissimo testo che è stato scritto da Bruno Lugaro, applauso sicuramente, e musicato da Pierazza, bravo di nuovo. Era questo Almeno un attimo, che tra l'altro suonava decisamente bene, e guarda caso era un qualcosa di non depositato su internet, quindi il www.almenounattimo.it è parso subito al veicolo ideale, ormai con la ruba è abbastanza semplice aprire dei siti, ma è il veicolo giusto per presentare alle persone questo video. Da qui è stato tutto un susseguirsi di attività che poi hanno portato alla presentazione in Sala Rossa di inizio dicembre. Gli obiettivi erano di avere un buon numero di visualizzazioni. Io francamente, sapendo che fatica si fa ad avere visualizzazioni su YouTube, tra l'altro YouTube si è accordata con la SIAE, per cui non si deve pagare più nulla, quindi l'idea di andare gratuiti, mettendolo anche sul sito, infatti il sito vedete che lancia YouTube, l'idea di avere 5.000 visualizzazioni era un bel obiettivo, di averne 7.000, nelle più rose aspettative 10.000. Questo sito
questo video è cominciato a girare. C'è stato una, come dire, un grosso appoggio dalla carta stampata, da Savona News in particolare, con dei bellissimi articoli anche nel digitale, in G. C'è stata questa grossa movimentazione che ci porta al risultato di più di 23.000 visualizzazioni. Quindi a questa sera siamo a 23.000 visualizzazioni. Quindi adesso poi Atos, magari per la parte più musicale, presenterà l'attività. Nelle foto che vedete girare sicuramente credo che traspaia la mole di lavoro che è stata fatta, anche, ripeto, con la gioia di lavorare un pochettino insieme con due gruppi che fanno musica, che lavorano insieme, quindi questi sono stati gli aspetti positivi. Sicuramente vi viene una domanda: quanto abbiamo raccolto finora? Perché in effetti questa è la parte più importante, perché dobbiamo arrivare all'obiettivo. Tra l'altro è stato coinvolto in prima persona ovviamente il dottor Cohen, che sapete essere il direttore della struttura pediatrica sia di San Paolo sia di Santa Corona. Lui che si è interessato e si sta tuttora interessando, mettendo un po' in concorrenza le ditte, cercando di avere il massimo degli sconti anche per gli accessori che sono necessari, quindi lui ha scelto e sta scegliendo tutta l'attrezzatura che è necessaria per questa, ripeto, c'è l'incubatrice neonatale, ma ci sono anche tutta una serie di accessori che devono consentire l'alloggiamento di questa incubatrice su elicottero piuttosto che su ambulanza. Croce d'Oro di Albissola Marina, che è la Croce d'Oro un po' specializzata nel soccorso pediatrico, avrà poi in custodia fisicamente questa cura termica. Ho creato un po' di suspense. Quanto abbiamo raccolto? Ve lo dico subito: siamo a quota 17.000 euro. E credetemi, è una cosa stratosferica. Abbiamo avuto un'azienda, la ESI, che ci ha donato 5.000 euro. 5.000 euro per le prime 5.000 visualizzazioni, quindi le prime persone che hanno guardato il video è come se avessero donato sostanzialmente un euro per ciascuna visualizzazione. Poi abbiamo avuto un contributo di un benefattore che non vuole che si sappia chi è. E questa cosa devo dire che mi ha messo molto in pace con il mondo, perché il fatto che esista ancora una persona che ha voglia, senza strombazzarlo, di fare una donazione importante, ha donato 10.000 euro. Quindi un applauso. Sì. Devo dire che è una cosa che mi ha colpito perché oggi ci sono persone che si fanno vedere quando mettono, non so, 10 euro. Una bella cosa. Croce d'Oro tra i militi, quasi 400 euro alla cena sociale. I Lions, in una delle cene, la cena degli auguri, 1.400 euro. In uno dei club, perché i club Lions coinvolti sono ben 4, siamo un po' complicati anche noi in questo. Quindi se facciamo i conti rimane un po' dolente la donazione fatta, se proprio vogliamo trovare qualche cosa così particolare, un po' dolente la donazione fatta da chi è andato sul sito, da chi è andato su YouTube. C'è un metodo di pagamento semplicissimo che è attraverso PayPal. Io dico, se tutti coloro i quali hanno visionato il video avessero donato 50 centesimi, avremmo 12.000 euro in più, però non mi permetto di dire nulla, sono tempi assolutamente difficili. Volevo semplicemente segnalare che anche su PayPal abbiamo avuto delle persone che hanno donato delle cifre, 100 euro, 50 euro, quindi delle cifre rilevanti, manca un po' il gettoncino di presenza sulla quale si confidava, però questo è assolutamente esagerato. Abbiamo fatto una presentazione, poi caro Bruno, che tu non c'eri perché eri in altre faccende affaccendato, abbiamo fatto una presentazione inizio dicembre, pensa che eravamo in Sala Rossa, e ti immagini presentare un video senza riuscire a far vedere il video perché non funzionava nulla. Ecco, però l'abbiamo girata in un altro modo, come scusa, perché tutti poi erano sul tablet e lo guardavano, intanto noi totalizzavamo un po' di presenze per arrivare ai 5.000. Io farei così, visto che un prodotto del quale si è molto parlato. Questa è una bellissima immagine che era un artista come Cristina Mantisi,
ci ha donato. Lei è specializzata nel elaborare le fotografie in modo molto particolare, una bella immagine che richiama il Natale, che viene anche usata nel sito proprio per lanciare il video. Io farei così, ci guardiamo questa volta che ci riusciamo e ci ascoltiamo il video con il brano. Poi lascerei spazio ad Athos per la parte più musicale, sicuramente con chi ha ideato il testo e la musica e chi l'ha suonata. Quindi faccio così, mi metto qua, se no sono un po' ingombrante, quindi mi tolgo la visuale. Dobbiamo ringraziare molto il Teatro Sacco, anche perché evidentemente ci ha permesso di lavorare tranquillamente, di fare tutte le riprese, ci ha messo a disposizione il pianoforte, e quando c'è un pianoforte diciamo che sia già a metà dell'opera. Ok, io adesso lascerei la parola ad Athos, così... Sì, rapidamente, perché hai raccontato in maniera esaustiva tutto quello che è stato l'iter. Hai accennato a anche un periodo temporale, no? Hai detto ogni tanto ci incontravamo, in realtà erano almeno 5 anni, e quando arrivavamo al mese di settembre la buttavo lì, beh, è facile avere un'idea, no? Dire voglio fare, ma poi ci vuole qualcos'altro, quindi la buttavo lì e ricevevo sempre dei tiepidi responsi. Sì, bella idea, hai ragione. Nella testa che cosa avevo? Avevo Do They Know It's Christmas, non mi piace, invece mi piaceva di più quello. Avevo in testa l'abbinamento musica e beneficenza, anche se non sapevo dove poi andare a parare, e avevo in mente questa collegialità, no? La comunione di intenti, fare queste belle cose tutti assieme. Però pensavo ad un brano già conosciuto, a qualcosa che potesse essere utile per noi. Casualmente, poi le cose non accadono così, c'è sempre il momento giusto per ogni azione. Mando una mail a Monica e a Bruno e trovo entusiasmo, che è quello che non trovavo le altre volte. Ma perché c'è questo entusiasmo? Perché casualmente Bruno, che adesso ci racconterà un po' tutto, ha creato questa cosa che poi insieme a Pier ha musicato, e quindi abbiamo messo assieme tutto quello che si poteva mettere assieme. Prima di dare la parola a Bruno e a Pierre e a tutti gli altri, perché poi la prima cosa a cui ho pensato è: ma non è bello solo una band, mettiamoci qualcun altro. C'è Occhio d'Oro, Nata, insomma, due gruppi prog savonesi, ma non importa, poteva esserci anche qualcun altro. Diciamo che frequento voi e quindi mi è venuto più facile. La cosa che le persone che sono un po' fuori dall'ambiente non riescono a capire è che cosa ci si è racchiuso in quei 5 minuti che abbiamo appena visto, perché uno dice facile, no? 5 minuti di musica, in realtà c'è dentro un lavoro, un lavoro indescrivibile, una fatica, anche perché parliamo di persone che lavorano nel tempo libero, non lo fanno di mestiere, e lì dentro c'è veramente, io ho delle deformazioni professionali, e secondo me ci sono degli elementi didattici che non sono mica roba da ridere, perché riuscire è difficile andare d'accordo marito e moglie, immaginatevi due band con tutto il resto al contorno, ognuno ha le sue pensieri, le sue idee, le sue filosofie, ma alla fine l'obiettivo era unico e ci siamo arrivati. Ecco Sofia. Ciao Sofia. Un applauso alla giovane principale. Quindi sono molto contento del risultato che abbiamo ottenuto, non lo so cosa faremo il prossimo anno, ma qualche cosa ci inventeremo. Bruno, vieni qua un attimo con me. Buona Luca! E poi c'è stata la storia, tutto quello che è raccontato in questo video. Tutto nasce una serata di luglio a mezzanotte, nel senso che io e Pier stiamo lavorando alla composizione di una serie di brani che sono in ritardo ormai per inserire nel secondo disco, perché abbiamo già consegnato materiale, e esce questo brano che è fuori tempo massimo, e oltretutto è un brano che, se non sbaglio, che è un po' fuori dal nostro repertorio. Il nostro repertorio è più progressive, questa è una canzone più pop, un po' più semplice, dalla melodia un po' più accattivante. E allora decidiamo di lasciarla nel cassetto per momenti migliori. Quando tu a settembre mi chiedi, mi proponi questa idea, mi viene subito in mente di avere questa canzone nel cassetto senza testo in quel momento, e quindi ci ritaglio un testo legato al Natale e in tempi anche relativamente brevi, perché l'importante era l'idea che avevamo del brano. E anzi, ho una piccola sorpresina, perché
ho il file di quella mezzanotte, di quel luglio di mezzanotte, vi faccio sentire come è nato il brano. Ehi, buono. C'è un attacco qua? Sì, ma non è che sia spermettato. No, si sente. Scherzo, no, no, fa sentire. Non volevi far, cioè, fai una cosa, non la vuoi far sentire. È la sorpresina di Bruno. Sono qua. Fammi sentire come è nato. È la rea. Ma sì, è la bozza, sì. Come sentite c'è semplicemente la musica, la sequenza di accordi, il giro di basso. Batteria vera, batteria elettronica, poi c'è il ponte, un ritmo più lento, però diciamo che questo è l'origine della canzone. L'argomento non lo sapeva da. No, era solo un argomento. Era lì che confidavo nella Pasqua io. E invece da fare la sorpresa. Ecco, questo era per dimostrarvi che non raccontiamo delle brani. Quindi avevamo questo brano, e ho costruito un testo intorno al brano. Ecco, nato, la combinazione, guarda. Ecco, nato da un'immagine, come di solito avviene quando meno te l'aspetti, ti arriva l'ispirazione. Io passavo a piedi in lungomare Matteotti e avevo visto un ragazzo di colore appoggiata alla ringhiera che osservava la costa crociere, la Diadema mi sembra, e mi è scattato in mente questa immagine, ha fatto scattare in mente il fatto che questo ragazzo potesse pensare in quel momento a lui che aveva attraversato con un barcone il mare per arrivare in questo nuovo mondo, in questo nuovo mondo che poi l'ha deluso profondamente perché si aspettava un'altra vita in questo mondo. E i croceristi che invece navigano su queste grandi navi splendenti. Però non volevo dare solo l'idea dell'emarginato, del migrante emarginato, mi interessava anche far capire che ci sono anche dei nostri concittadini che vivono momenti difficili, e quindi ho inventato anche il personaggio di Angela, che è una ragazza disoccupata che si basa sul lavoro stagionale, che ormai è tristemente la nostra realtà, soprattutto in Liguria, e per quell'inverno lì non c'era neanche lavoro stagionale, cioè non l'hanno chiamata neanche per le feste di Natale, e quindi lei deve pagare l'affitto di casa e non sa come fare, perché contava sul lavoro stagionale per pagarsi l'affitto. Quindi ci sono questi due personaggi che vivono parallelamente due storie tristi del Natale, e c'è questa sorta di invocazione a fermarci un po' tutti a pensare al Natale di queste persone, al Natale di chi tira avanti a fatica e chi proprio non ce la fa, insomma. Ecco, è nato da questa idea il testo. Dal punto di vista tecnico? Poi è arrivata la musica di Pier, no? Dal punto di vista tecnico, sì. Pier, diciamo che lui costruisce il manichino e io ci ho messo il vestito, però senza il manichino il vestito non sta bene. Ha avuto tempo per pensare. Ma è così, senza il manichino il vestito non si reggerebbe i piedi, quindi è stato fondamentale il corpo del brano costruito da Pierre, partendo da questa base. E diciamo che poi è nata abbastanza facilmente, tutto sommato, perché la melodia del testo è venuta al primo tentativo, e quindi si trattava solo poi di mettere le parole sulla melodia in una settimana l'abbiamo fatto, e ti ho presentato il pezzo poi due settimane dopo la richiesta, partendo da una base comunque che c'era.
Nemmeno i professionisti, vorrei sottolineare. Nemmeno i professionisti sono in grado di fare una cosa di questo genere. No, vabbè, poi fammi dire, è importante il confronto con i... Sì, volevo, non so se devi dire tutto tu o possono dire qualcosa anche loro, no? Nel senso che è bene capire cosa è stato l'incontro tra due entità musicali comunque diverse, anche se gli amori, le passioni sono le stesse, le passioni musicali, però... Ovviamente ognuno di noi ha la sua testa, il suo modo di vedere le cose. C'è qualcuno che vuole esprimersi, qualcuno del cerchio d'oro? Io dico solo che abbiamo litigato ferocemente. Ci mancherebbe, no? Abbiamo dei grafici. No, non è vero, dai. Franco, qualcuno di voi? Se volete vi dico. Certo. Ma è chiaro che ci si conosceva. Ci si conosceva e ci si stima tuttora, nonostante tutto. Niente, dato che questo discorso con Atos ne era parlato anche già in anni precedenti, ma onestamente non c'era il margine di intervento. Quando mi ha detto, guarda che è nata questa canzone qua, dico, sentiamola, se per loro va bene, ci troviamo e vediamo di mescolare le nostre esperienze. Dicevi bene prima, siamo due gruppi che sono appassionati di musica progressiva, pur essendo una musica tutto sommato di nicchia, comunque abbiamo anche due visioni differenti, anche perché loro sono incentrati molto sul progressive internazionale, noi siamo più su quello italiano, con atmosfere diverse. Fatte entrambe con passione, ma hanno ovviamente delle caratteristiche differenti. E differente è anche il modo di approcciare gli arrangiamenti e tutto quanto. Quindi ci siamo un po' confrontati per capire cosa si poteva fare di arrangiamento che non andasse a, come posso dire, a stravolgere la loro canzone, perché la canzone era loro, quindi noi siamo stati molto attenti e a volte le piccole... Bella, così come ma diremo, esatto, andava bene così, andava bene così. Subito, sì. Però siamo stati molto attenti e quelle poche volte che abbiamo discusso, non litigato, bisogna dirlo così, è stato proprio per trovare un comune denominatore che andasse bene alla loro struttura di canzone e a quello che erano i nostri arrangiamenti. Così ci siamo messi lì, ognuno con le nostre competenze, qualcosa ha fatto, c'è chi ha cantato, chi ha suonato la chitarra, chi ha messo due note in più, chi ha suonato la batteria, abbiamo portato il nostro contributo, ma alla fin fine poi è stata un'esperienza molto bella, almeno dal nostro punto di vista, perché ci ha fuso insieme a queste persone. E poi perché alla fin fine, non voglio essere banali, ma il progetto finale è una cosa talmente bella, talmente sentita, che ci ha fatto passare sopra anche i momenti di difficoltà. Certo. Siamo tutti padri, in qualche caso siamo anche nonni, dire, e quindi ci sta a cuore anche... L'unico neo, se vogliamo, quale può essere? Che saranno dovuti andare in un posto per niente. Niente. Sentiamo un po', racconta qualche cosa, se chi non ti conosce. Dico solo che sono contento non plus ultra. Beh, Carlo, per chi non lo sapesse, ci ha fornito, è il titolare dello studio dove è stata fatta la registrazione, e anche colui, la persona che ci ha rimpinzato quando avevamo fame, di più ancora, questo non ce l'aspettavamo, no, perché siamo arrivati là. Già con la pancia piena, lui ci ha fatto di nuovo ricominciare da capo. L'accoglienza incredibile. Nella peggiore delle ipotesi c'era il caffè. Però c'era anche molto della... Io vorrei, visto che siamo sugli aspetti tecnici e a volte queste cose ci dimentichiamo, abbiamo la Chiara Gicchia realizzato il video, che è Andrea Vescovi insieme al tuo... non mi ricordo il nome del tuo... Stefano. Perché Stefano è stata sicuramente una cosa nuova. Perché insomma un filmato così dedicato con un obiettivo del genere probabilmente era nuovo per noi, immagino per te, che sei appena nato, fortunato te. Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Non essere timido, perché tu hai un parente nobile. Immaginavo. Insomma, diciamo che c'è un legame con Giovesco, quindi.
No, è stata un'esperienza completamente diversa, perché di solito, cioè, io e Stefano studiamo cinema e arte e facciamo cose diverse, diciamo, non questo genere di cose. Cioè, non video, ad esempio, comunque di Natale, così, e lavoriamo su più su documentari, e quindi un altro proprio tipo, un altro indirizzo, diciamo, a livello cinematografico. Però questo ci è sembrato bello da fare anche per lo scopo, per il fine. Poi è stato, secondo me, molto interessante riprendere al Teatro Sacco, lavorare con tutte anche le luci, almeno per noi in modo tecnico ne parlo, ma anche in modo umano per quello a cui è destinato questo video. Quindi siamo felici di aver contribuito a farlo. È stato abbastanza duro e lungo da montare. Perché poi noiosi che ti facevamo sempre aggiungere e togliere le cose. Sì, quello lì. Mi sento un po' in colpa, ma abbi pazienza. Ma non è tutta colpa tua, dai. No, vabbè, in gran parte è la colpa mia. Speriamo anche che diventi il nostro lavoro, quindi... Bene, sono contento. Un'ultima cosa mia, poi ti passo la palla, Max. Io, siccome ho un grande amico, grande esperto e grande professionista, io voglio un tuo giudizio da esterno, di tutto quello che hai visto, di tutto quello che hai captato, di tutto quello che ti ha raccontato. Mauro Seris. Altos mi stima tanto, siamo amici, ci mancherebbe anche con Max, anche prima, perché trasmettevamo a Radio Riviera Music tanti anni. No, io mi occupo di psicologia, di musica, okay. Io ho sempre pensato che dallo scontro venga fuori veramente la creatività. Quando ho pensato a questi due gruppi, che anch'io da musicofilo so che non sono poi così vicini sotto il profilo proprio del sound, però la vicinanza è un altro tipo, a parte il discorso dell'età, più o meno siamo tutti diversamente giovani, però... anche una bella cosa che voglio dire in più è che questa comunanza viene fatta attraverso il video, ma anche attraverso delle serate e seradella. Quindi io credo che il discorso nasca un po' da lontano. E poi veramente il tutto è più della somma delle sue parti, lo ripeto, è una frase storica della psicologia della Gestalt, e soprattutto il fine, come diceva Franco prima, il fine poi giustifica i mezzi, va d'accordo, ma il fine soprattutto è importante nella misura in cui si lavora insieme. E io credo che poi tutte le cose siano state poi accantonate eventualmente, perché probabilmente il cerchio d'oro da solo avrebbe realizzato un'altra cosa, no? Nathan da solo probabilmente avrebbe realizzato un'ulteriore cosa. È stato un bel esperimento. Un bel esperimento. Cioè, la sintesi del discorso, per non allungarmi, è che indubbiamente il lavoro di gruppo paga sempre quando le persone che all'interno del gruppo sono propositive verso una meta. E in questo caso, indubbiamente, anche con Atos e Lions e tutti ovviamente i fautori che ha realizzato il video, la Croce e tutto, tutti erano propensi a realizzare un qualcosa, un obiettivo comune. E questa è la riuscita. Ecco, la finalizzazione è lì. Bene, quante volte al massimo, io parlo solo quante volte perché abbiamo... Sì, no, abbiamo chiesto rinforzo. Abbiamo chiesto rinforzo al signore, sì. A parte Monica che è protagonista proprio dall'inizio. Non ho bisogno appunto di questo cosa incremento. Potremmo, però se Atos si avvicina, adesso noi abbiamo riscritto recentemente su Wikipedia, di solito si dice in inglese guest star, quando si dice ci sono degli ospiti. Io e lui in questo video ci definiamo intrusi, però non ce la meritiamo. Hanno fatto cantare anche noi, ma io penso che Rosanna ti abbia visto più volte cantare karaoke. Sì, vabbè, lo sai, però di solito sono cose per pochi intimi, qui con 23.000 visualizzazioni. E oltretutto anche qualche mio cliente che mi fissa, mi dice. E non parla, e non ho ancora capito cosa in effetti voglia dire. Cioè, se è un apprezzamento, meglio non dire. Una cosa che voglio sentire anche da Pier, però, perché non gli abbiamo chiesto niente, Pier, e siccome è binomio con Bruno, solido da secoli, dieci anni. Tu invece che conclusioni trarresti alla fine di questo incontro? Da specificare una cosa, delle cose che erano state dette, uno che ha insistito molto lui proprio per completare il brano, perché il brano era tutto quello che l'ha fatto sentire. Poi effettivamente gli abbiamo dato la veste di canzone, del brano, vado sul tecnico, ma è una cosa che ci tengo. La cosa che rimane è la frasetta di basso, è la cosa che funziona bene. E poi il gran ritornello, non so
loro, cioè, l'armonizzato subito, mi ricordo la prima sera, ecco, mi è piaciuta questa immediatezza nell'ascolto, che effettivamente poi ho avuto appunto riscontri positivi da gente che non sente prog, chiaramente uno ah, ma sembrate We Are The World. No, ma io citavo We Are The World perché capisci, devi arrivare anche a persone che non hanno pratica di musica, quindi devi, come fanno tutti coloro i quali si occupano di pubblicità, citare le cose che fanno più presa, quindi non voleva essere in nessun caso sminuente, ci mancherebbe altro, nel senso che sapevo benissimo cosa aveva nella testa Atos, perché ripeto, cioè, è stato un lavaggio del cervello progressivo. Progressivo. Springsteen forse è più famoso per Via di Vuoro che tutto il resto in Italia. Bravo, sì, ecco, io direi che possiamo concludere qua e vi ringrazio per la partecipazione. Una preghiera, non molliamo però, perché dobbiamo raccogliere ancora qualche soldino. Molte persone che mi hanno parlato del video hanno avuto la percezione, non so poi se fosse una scusa di comodo, che ogni volta che si visualizzasse in qualche modo automaticamente scattasse una sorta di versamento. Sono, sono venuti in ambulatorio dove delle persone a dirmi: guardi, 20.000 visualizzazioni, 20.000 euro, complimenti. Ho detto: no, non è così, è ancora oggi pomeriggio. Quindi, allora, questo devo dirti, lo interpretiamo nel migliore dei modi, perché è successo anche a me. Direi che il discorso delle prime 5.000 uguali 5.000 euro potrebbe aver tratto in ballo molti che dicono: io voglio averlo fatto, ho visto il video, mi è anche piaciuto, complimenti, bravi, adesso abbiamo un po' di più. Non è vero. Ecco, io posso dare un consiglio: se dobbiamo fare pubblicità questa cosa, non mandiamo le persone direttamente su YouTube, mandiamole sul sito, perché sul sito ci sono tutte le spiegazioni, è pieno di tastini, cioè ti muovi e c'è donna qua, donna là, cioè prima o poi lo centri, e invece devo dire che c'è qualcuno che, diciamo, questo Tetris non lo riesce a beccare. Ecco, quindi se ancora per queste ore, perché sapete poi il momento caldo è questo qua, è facilissimo, comunque poi ci vuole un attimo, processo con carta di credito, il bonifico in banca, cioè ci sono, c'è spiegato tutto, quindi tutte le possibilità. Tutte le possibilità. Possiamo pure fare gli ignorri e dire alla Esi: guarda che sono 23.000, non ci fanno. Ah, ecco. No, questo devo dire che ci ho provato, però mi hanno un po' sorriso e mi hanno detto: vabbè, dai. No, devo dire che sono stati aiuti importanti, questo è. Sicuramente. Facciamoci venire qualche idea nuova per il prossimo anno, magari non un video, qualche cos'altro. Se ecco, però scusa, c'è un modo per chiudere, cioè, perché magari uno. Allora, l'idea però è una giusta domanda. L'idea è di arrivare fino al giorno prima di Pasqua, cioè da Natale a Pasqua, perché comunque diamo la possibilità ancora ai Lions di fare qualche cosina. Ecco, non vi ho raccontato una cosa, perché sapete, i Lions sono un'entità che magari qualcuno dice: ma chi sono sti Lions? Devo dire che quando era già chiara nelle nostre teste l'idea, ma quando l'ho presentato la prima sera, mi hanno guardato, come dire, sì, facciamo, bello, come dire, ma sapete, come quando si dice al bambino: sì, bello, cazzo, ti compro gelato, mi hanno guardato così. Quando invece hanno cominciato a capire che cominciavano a fioccare delle visualizzazioni, insomma, stamattina mi ha telefonato il governatore per dire: oh, ma diavolo, accidenti, passaggi. Quindi anche questo, no, siamo riusciti con uno strumento decisamente nuovo per il mondo dei Lions a colpire delle persone che certamente erano anche un po' distanti dalla musica, e questo è sempre. Io non so se tutti seguono la musica, ma ha twittato il nostro video Steve Hackett, chitarrista dei Genesis, quindi una volta, come giustamente ha scritto lui da qualche parte, mai avrei pensato da giovanissimo che un giorno Steve Hackett avrebbe retweetato una cosa scritta da me, no? Steve Hackett, per chi segue questa musica. Questo lo diciamo per dignità, perché ci sono stati commenti sul nostro gruppo di WhatsApp della serie: ora posso morire tranquillo. Siamo andati al di là, però non ve lo diciamo stasera per dignità, vero? Va bene, grazie mille. Una cosa sicura, tu parli dei Lions, no? Sembra che siano cose separate. Senza i Lions la nostra organizzazione si sarebbe fermata lì, quindi è chiaro che ognuno poi guarda un pochettino il suo orticello, ma senza i Lions non avremmo potuto fare niente, non saremmo stati in grado. È possibile.